Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo l'investigatore. Allora, l'investigatore, il nuovo costruttore del set Art Deco, ha un vantaggio incentrato sulla torretta Rosie. Come vantaggio standard, la cadenza di tiro della torretta Rosie è aumentata del 15% e la generazione del calore ridotta del 35%. Come vantaggio comandante, invece, la cadenza di tiro di Rosie è aumentata del 15% e la generazione calore ridotta del 35%. In più, se messo come comandante, ogni 12 colpi che infliggono danni congela tutti i nemici entro 0,5 unità dal bersaglio per 3 secondi, quindi i nemici verranno congelati per mezzo tile. Comunque, questo è uno di quei classici eroi che va bene utilizzato come primario, va benissimo metterlo anche nella nostra build magari della torretta Rosie. Attenzione che ovviamente se messo nella build non otterremo l'effetto del congelamento, però avremo comunque la cadenza di tiro di Rosie aumentata, che è la velocità con cui vengono sparati i colpi, e la generazione calore ridotta del 35%. In sé comunque utilizzata come primario, diciamo che l'ho provata un po' con il ritorno di fiamma, un po' con il vantaggio di buone feste. Con il vantaggio di buone feste, beh, diciamo che è possibile spammare la torretta più volte durante tutto l'arco di tutta la missione. Però c'è un piccolo però: ovviamente con la torretta siamo vulnerabili quando ci attaccano, ci sono zombie a attaccare in mischia, no? Dobbiamo sempre scendere dalla torretta, comunque ucciderli e proteggerci così. Quindi con il ritorno di fiamma in quel caso siamo leggermente più resistenti. Però è anche da notare che così abbiamo un recupero della torretta veramente raddoppiato. E in sé utilizzare questa torretta è veramente, veramente divertente. Sia perché comunque spara abbastanza veloce e abbastanza soddisfacente, sia perché comunque congela i nemici e quindi è anche molto utile per ondate abbastanza difficili, diciamo, no? Il congelamento è davvero molto utile perché nel momento in cui magari uno smasher viene congelato e finisce l'effetto del congelamento è possibile ricongelarlo praticamente in tempi record. E il vantaggio di questo eroe è veramente uno di quelli assolutamente da non farsi scappare, perché ripeto, sia appunto utilizzato come comandante, come vantaggio standard, già che comunque sulla torretta Rosie non è che abbiamo poi così tante perk, ragazzi. Ogni perk che comunque esce su abilità che magari non presentano tante varianti va assolutamente preso. E quale miglior vantaggio di uno che addirittura congela, no? Comunque, in questo caso le uniche due perk sulla torretta Rosie che ho inserito nella build, ma che comunque abbiamo disponibili, sono: incrementiamo i danni della torretta Rosie del 25% con Air Heart, e carbone per tutti. Ogni eliminazione di Rosie incrementa i danni di Rosie del 4% fino a un massimo di 30, quindi 30 eliminazioni per un 4% fino a un massimo di 120%, che poi comunque sono gli ultimi colpi e basta. Diciamo che in zona endgame ottenere 30 eliminazioni non è abbastanza semplice, no? Poi ripeto, le altre perk le ho cambiate in base comunque alla build che andavo a utilizzare, se con il ritorno di fiamma oppure buone feste, e poi ho deciso di inserire la regione dei ghiacci visto che comunque è un vantaggio che congela. Però ecco, anche questo si può rimuovere secondo me. È una build molto sperimentabile, diciamo che bastano questi tre eroi per la torretta e poi potete gestirvela un po' come più vi piace, un po' in base alla missione che andrete a affrontare, un po' in base anche ai vostri gusti, eccetera eccetera. Tuttavia personalmente non sono un grande fan della torretta Rosie, cioè mi piace utilizzarla ogni tanto, così è divertente, però manca ancora quel qualcosa secondo me che fa diventare la torretta Rosie veramente OP. Beh, questo è già un ottimo passo sicuramente, devo dirlo, ma ci sono degli aspetti negativi quando utilizziamo la torretta che ogni volta sembra che ci limitassero, no? E in certi punti non si può mettere perché sennò t'attaccano e ci muori, e se la metti in alto in certi angoli magari non vedi bene tutti i lati e non fai in tempo a difendere. Quando hai trovato un buon punto sicuramente un tuo compagno ci piazza una trappola, però in compenso con questo eroe, aumentando già comunque la velocità con cui spara la torretta, devo dire che già dà quel 50% di soddisfazione in più, no? Che poi ricordiamoci che quel vantaggio lo dà a prescindere, quindi potete decidere di mettere, che ne so, questo costruttore nella vostra build col vostro costruttore preferito. Magari utilizziamo la torretta per buttare giù i palazzi, non lo so, ognuno ha un metodo differente per utilizzarla, no? Quando vengono fuori dungeon, per esempio, io la utilizzo molto per distruggere gli accampamenti, per distruggere i monoliti. Insomma, ogni periodo, ogni evento, questo gioco sappiamo che cambia molto, ogni cosa diventa inutilizzabile oppure più utilizzabile. E nelle venture, visto che comunque siamo nelle venture, beh, il gameplay è girato interamente nelle venture, possiamo dire che comunque l'unica pecca è dover ripristinare
ripristinare l'energia magari la prima volta, perché vabbè, una volta che la torretta si esaurisce abbiamo quei, col vantaggio di buone feste sempre, abbiamo quei 20 secondi magari per ripristinare appunto l'energia, anzi 20 secondi sono fin troppi. Ecco, in questo caso vi consiglio magari un'arma che spara abbastanza veloce piuttosto che un'arma precisa se siete da lontano, no? E comunque sostanzialmente nelle venture secondo me va abbastanza bene, nel senso che comunque potete fare abbastanza energia, piazzare lì la torretta, lasciarla lì magari quei 10 secondi, dopo utilizzarla un po', scendere, risalire, utilizzarla un altro po', e già facendo così comunque appena finite di utilizzarla l'avrete di nuovo disponibile, uccidendo, almeno colpendo gli zombie con la torretta stessa purtroppo non sarà possibile fare energia, quindi ogni volta che appunto dovrete finire dovrete sempre colpire qualche zombie con qualche arma. Però in compenso, se non siete degli spammoni e quindi non state sulla torretta con R2 premuto per intenderci, beh, diciamo che diventa molto gestibile, questo sempre con il vantaggio di buone feste. Con il ritorno di fiamma ovviamente abbiamo comunque un eroe molto più versatile, un eroe capace comunque di sopravvivere, di tankare, di utilizzare sia la torretta e magari sia incentrare una build comunque su armi da mischia. Già con il ritorno di fiamma comunque andiamo a mettere, che ne so, la corazza e poi l'una paleo, ed è comunque un costruttore, quindi anch'esso ha comunque quel sovraccarico cinetico che fa tanto piacere con le armi da mischia. E in sé i vantaggi di Rosy diciamo che sono anche bypassabili, cioè gli altri che andiamo a mettere magari possiamo anche tralasciarli e farci la nostra build personale. Non è essenziale aumentare i danni del 25%, ecco, magari l'altro vantaggio che stacca fino al 120%, quello è già migliore, però ovviamente non è mai giusto fare di tutta l'erba un fascio. Ragazzi, io come al solito spero che questo video sia stato abbastanza chiaro per tutti, spero soprattutto che vi sia piaciuto, anzi se fosse così ricordatevi solo di lasciare un bel pollicione in su. Questo eroe, ma più precisamente gli eroi del set Art Deco, saranno disponibili con appunto i lama. Questo l'avevo ottenuto con quei 5 lama famosi che uscirono quel sabato, ragazzi, quindi se vi state chiedendo come ottenerlo, ancora è presto, dobbiamo aspettare l'uscita di questi lama. Sicuramente ci sarà, dobbiamo solo avere pazienza, questa stagione ce li rilasceranno, vedrete. Mi raccomando, attivate la campanella, in settimana ci vediamo sicuramente in live. E per l'episodio di oggi è tutto, io vi ringrazio della visione, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!